Riccardo Iacona, che cosa ci aspettiamo per il palinsesto annuale? Intanto che cominciamo il 29 agosto, molto presto, lunedì 29 agosto, quest'anno Rai 3 ci ha spostato a me e alla Gabanelli in prima serata il lunedì. Abbiamo in campo inchieste importanti, inchieste difficili, inchieste anche dolorose. Penso che partiremo con la prima inchiesta televisiva sul caso Regeni, il titolo è Chi ha ucciso Giulio Regeni. Siamo stati in giro per tutto il mondo a cercare le fonti, a cercare di mettere assieme i fili di questa terribile storia, anche molto difficile da raccontare, come può ben immaginare. Siamo andati al Cairo. Il caso Regeni ha appassionato molto gli italiani, ci sono novità che si possono anticipare in qualche modo? Beh, insomma, è un caso molto difficile perché molto probabilmente nasce in quell'Egitto che noi non conoscevamo prima che uccidessero Regeni, che la grande opinione pubblica non conosceva, che è un paese dove la repressione è fortissima e casi come quelli di Regeni ce ne sono a centinaia, è un paese dei desaparecidos, dove chi si oppone al regime di Al-Sisi finisce in galera, e quindi è lì che abbiamo messo il naso. Non ti posso anticipare molto perché è molto delicata la puntata che prepareremo, ma diciamo siamo stati veramente in grado di ricostruire abbastanza di quella storia lì. Parleremo dell'ISIS da vicino però, non da lontano, io sono appena tornato dall'Iraq, e poi mettiamo in campo le questioni economiche e sociali del paese con un occhio, perché non so se si è capito, ma Presa Diretta è molto femmina, con un occhio alle questioni di genere. Abbiamo preparato un pezzo molto importante sulla occupazione e sulla disoccupazione femminile, insomma siamo pronti e molto carichi per tornare in onda. Inchieste che riguardano la politica nazionale oltre che gli affari. Beh, un occhio al referendum costituzionale ce lo mettiamo, perché l'ultima puntata nostra sarà il lunedì, l'ultima settimana di settembre, a ridosso praticamente della votazione, e cercare di spiegare al pubblico qual è la materia del contendere in questo referendum costituzionale, che si è riempito di tantissimi significati, no? Ma cosa andiamo a votare? Beh, questa è una bella domanda, potremmo dare una risposta.